Ben ritrovati al corso sulle banche dati ed eccoci arrivati alla lezione numero 10, nel quale vogliamo parlare un attimo dei formulari per la gestione dei dati. Abbiamo visto nelle lezioni precedenti che aprendo una tabella, una singola tabella, è possibile aggiungere nuovi dati, modificare dati esistenti, cancellare dati esistenti, eccetera, eccetera. Ecco, questo però non è così comodo. Più la banca dati si complica, più ci sono tabelle legate una all'altra con le chiavi secondarie e chiavi primarie, soprattutto queste chiavi automatiche. È piuttosto scomodo dover aprire una o più tabelle per rendere coerenti i dati che inseriamo. Diciamo che sulla singola tabella, senza dover far nulla, nessun lavoro in particolare, pratica questo modo di procedere, ma poi se vogliamo rendere un po' più ulteriormente, più confortevole l'utilizzo della nostra banca dati, dobbiamo avere un qualcosa, un nuovo oggetto che ci permetta di unire in una presentazione grafica una o più tabelle per semplificare la ripresa dei dati, ovvero l'inserimento dei dati, la modifica, la cancellazione, la gestione tutta quanta dei dati, in un modo un po' più rapido, un po' più confortevole, quindi, che non dover manualmente tener conto delle varie chiavi che legano le tabelle una all'altra con i loro vincoli. Ecco che dopo aver guardato finora la sezione qui sulla sinistra, tabelle, la sezione ricerche, passiamo alla sezione formulari. Ecco, un formulario è appunto quell'oggetto di banca dati con una bella interfaccia grafica che ci permette appunto tutto questo in modo più comodo e confortevole. Da dove viene questo formulario, come viene gestito? Ecco, lo diciamo qua che LibreOffice Base ovviamente fa parte di tutta la suite, di tutta la palette di prodotti LibreOffice ed è integrato con gli altri strumenti di LibreOffice, fra i quali altri strumenti c'è anche il modulo Write, che è poi il corrispondente di Word di Microsoft. Ecco, il modulo Write è proprio quello che viene sfruttato, che viene usato da Base per creare, gest e gestire e farci usare i formulari. Quindi non è LibreOffice Base in quanto tale che ci permette di creare o che usa sue funzionalità interne per gestire i formulari, ma si aggancia al modulo Write, che è un altro modulo appunto di LibreOffice. Ecco. Come ho detto nella premessa del video, sottolineo qui, ovviamente le tabelle sono gestibili anche direttamente senza fare nulla, senza creare formulari, senza nulla, però diventa scomodo, con più diventa complessa la struttura della banca dati e dei nostri dati suddivisi nelle varie tabelle. Quindi è più pratico crearci una facciata, diciamo così, un'interfaccia utente più applicativa, diciamo così, che ci permette appunto di operare in modo più pratico. Allora, come ho già avuto modo di dire in lezioni precedenti, LibreOffice Base mette a disposizione per tabelle, ricerche, eccetera, una procedura guidata per creare il tal oggetto. Anche per i formulari, non fanno eccezione, c'è un'opzione procedura guidata. Però, io preferisco, come già in altre occasioni vi ho detto, creare direttamente partendo da zero perché è più controllabile, cioè posso controllare tutto io quello che faccio e il difetto delle procedure guidate è che appunto sono guidate, quindi automatizzano e creano in modo standard certe situazioni che poi sono più difficilmente gestibili successivamente. Diciamo che il loro vantaggio di creare velocemente qualcosa poi si ripercuote nel fatto che non si ha un controllo completo su quanto è stato creato automaticamente. Allora preferisco creare un formulario da zero. Per creare un formulario da zero si usa questa opzione, crea formulario in vista struttura. Quindi si fa clic qua e ci si apre una finestra di, in realtà che è una finestra di Write, anche se
sul titolo della finestra viene indicato comunque la nostra banca dati base, il nome standard del formulario, LibreOffice Base, Database Form, in realtà quello che sta funzionando in questo momento è Write. E lo si può vedere, no, non gli mette l'icona di Write, però vedete che apre un'altra icona, LibreOffice. Oh, ecco, allora, questa è la finestra vuota, completamente vuota, di un formulario nuovo. E fra un attimo vedremo almeno le funzionalità base, le più importanti per iniziare a disegnare un formulario, perché come vedete qui i pulsanti sono molti, ci sono molte opzioni, vedete qua ci sono molte opzioni sulla sinistra, quindi la paletta di pulsanti sulla sinistra e la paletta di pulsanti in basso, che permettono appunto di gestire i formulari legati alla nostra banca dati. Quindi sono tante cose, noi come compromesso, se no questo video non finirebbe più fino a domani mattina, useremo e vedremo solo una parte limitata di tutto quanto, poi voi avrete tutto il tempo di interessarvi e capire e vedere cosa fanno i singoli oggetti qui delle pulsantiere. Prima di entrare nel dettaglio di creare un nuovo formulario e vedere un po' le varie opzioni, sto guardando la mia scaletta per vedere se posso iniziare da un altro punto, vediamo un po', no. Ecco, qui mi concentro nella scaletta sul descrivere come si crea un formulario, però prima vi volevo mostrare, magari giusto per capire cosa si può fare, il formulario che io ho già preconfezionato qua. Ecco, i formulari che ho preconfezionato sono presenti, ovviamente li avete a disposizione nella banca dati di esempio che accompagna il corso, e ve li mostro prima di partire con il nostro formulario nuovo. Dunque, il menu principale è un formulario particolare che vedremo nelle lezioni successive, quindi per il momento lo tralasciamo. Guardiamo per esempio i PC interventi, è un formulario che, faccio doppio clic per aprirlo, che ci permette di gestire gli interventi fatti sui PC, quindi noi che andiamo a dare supporto ai proprietari di PC, ai nostri clienti. Qui nella parte alta del formulario, per esempio, ho inserito un oggetto a forma tabellare, a griglia, tipo calc, insomma, una forma tabellare, un po' come una tabella proprio, con i modelli dei PC, con i PC praticamente, e nella parte sottostante, qua, vedete, c'è una scheda di dettaglio dell'intervento, quindi questo formulario ci permette di gestire in una schermata unica per singolo PC il dettaglio degli interventi. Potete vedere che, per esempio, il primo PC ha due interventi già archiviati in banca dati, lo si vede qui nella seconda parte del formulario che c'è un record 1 di 2. In questo momento ho visualizzato il primo intervento, qui posso navigare, come si dice in gergo, navigare fra i record della banca dati, ovvero fra le righe presenti in banca dati. Si dice navigare perché questo oggetto è il navigatore fra i record della banca dati. Ci sono le frecce, è un po' come usare un player multimediale, quando si ascolta musica o si guardano i video, questi pulsanti sono sempre quelle icone che presentano le funzionalità identiche, andare al brano successivo, al brano precedente, se vogliamo fare questa metafora col player multimediale, oppure andare all'inizio e andare in fondo per creare un nuovo intervento. Ecco, quindi questi pulsanti sono intuitivi, non richiedono grandi spiegazioni, se si usano già altri programmi li si troverà molto pratici. Qui sulla sinistra si vede il numero corrente dell'intervento, quale riga di intervento per questo PC è visualizzata in questo momento è la seconda, di quanti del totale degli interventi di due. Se io mi sposto indietro di uno tornerò sul primo intervento. Qua sopra ci sono tutti i campi replicati dalla tabella interventi praticamente, quindi
vedete che c'è la chiave principale automatica che non è modificabile perché essendo un campo automatico non ci serve modificarla, non ci serve intervenire su questo campo. Potrebbe anche non essere visualizzato del tutto, quindi avrei potuto tralasciare di mostrare questo campo perché è la chiave gestita automaticamente da Base. Qui per motivi didattici ho deciso di visualizzarlo, anche se è un campo tra virgolette inutile per noi nell'utilizzo quotidiano della banca dati. Quello che ci serve è il giorno dell'intervento sul PC, l'inizio, l'orario di inizio, l'orario di fine intervento e il dettaglio si spiega. Cosa è stato fatto su quel PC? Stessa cosa per il secondo intervento, eccetera, eccetera. Se vogliamo aggiungerne uno nuovo, vedete che c'è qui in fondo il triangolino con la stellina gialla lì, il sole che indica il nuovo record che conosciamo come simbologia. Se si clicca qui, questa parte del formulario si prepara per ricevere i dati di un nuovo intervento. Vedete che la chiave automatica diventa campo automatico, aspetta di essere salvato, si inserisce un nuovo intervento e si può salvare appunto questo dato. Usare il formulario è semplicissimo, un po' come usare, inserire i dati nella tabella, a parte che non dobbiamo preoccuparci di gestire la chiave legata al PC perché fa tutto il formulario dietro le quinte. Già che sono qui, vi mostro come inserirlo. Diciamo che oggi è, vabbè, il 30 maggio. Inseriamo un nuovo intervento che è iniziato alle 10 di mattina ed è finito alle 11:25. Intervento, vediamo un po': sostituzione, scheda o scheda grafica perché rotta. Inventato, eh? Ecco, in questo momento abbiamo inserito tutti i dati del nostro intervento. Il terzo intervento, vedete qui, terzo record di 3, il terzo intervento per questo PC. A questo punto, per salvare questo record in banca dati, basta uscire dall'ultimo campo con il tasto tabulatore oppure era sufficiente tornare al record precedente o tornare a quello successivo. Il nuovo intervento in realtà è già stato salvato in banca dati, lo vedete qua. Ecco, perfetto. Ora il primo PC ha tre interventi, il secondo ne ha uno solo, il terzo PC qui si naviga, cioè si sposta da un PC all'altro semplicemente facendo clic sulla sinistra. Questo ha quattro interventi, quindi il terzo PC presente in banca dati ha quattro interventi, qui si naviga, si fanno scorrere i vari interventi e così via. Qui ci sono tutti i vari PC presenti in banca dati, alcuni non hanno nessun intervento, come questo, per esempio, non ha ancora avuto nessun intervento, vedete? Qui marca, viene visualizzato in realtà primo record di 1, che vedete però è vuoto, vuol dire che questo PC non ha interventi, di 1 perché presenta nel formulario la possibilità di incominciare, di iniziare a inserire il primo intervento. In realtà vedete che tutti i campi sono vuoti, vuol dire che niente è ancora stato inserito e non si può navigare fra un record e l'altro. Idem per questo, stessa cosa. Ecco, qui c'è un record almeno. Vedete che si è accesa, è diventata nera anche la freccettina per navigare al prossimo, che potrebbe essere il nuovo intervento, se no si fa avanti e indietro. Ecco, questo è per mostrarvi come poi si usa un formulario una volta che è stato creato. Quindi, dove si vuole il dettaglio dei campi corrispondenti a quelli delle tabelle effettive di banca dati o della query o della vista, quello che è, lo si disegna come formulario campo per campo, quindi vedete, colonna per colonna se vogliamo, con il bell'oggettino per navigare, per scorrere fra un'occorrenza, una riga e l'altra della tabella, rispettivamente se si vuole elencare per poi selezionare dei record, delle righe di un'altra tabella, per fare questo esempio, si può per esempio visualizzare questa tabella in formato proprio tabellare come stiamo vedendo qui nella parte superiore. In questo caso, nella parte superiore del formulario, vedete che io, anche se faccio clic o doppio clic nei vari dati interni, non posso modificarlo, quindi ho impostato la parte superiore protetta, quindi non è qui che posso gestire i dettagli dei PC, ma qui solo gli interventi sui PC, eccetera, eccetera. Vedete, ci sono varie possibilità
modalità di impostare i formulari per creare proprio una vera applicazione con interfaccia grafica per gestire in modo comodo i nostri dati di banca dati. Questo era un esempio, i proprietari con i loro indirizzi è un altro esempio di formulario, lo vedete qui, la disposizione è simile a quello che abbiamo visto prima, quindi un formato tabellare per presentare i proprietari dei PC, ovvero i nostri clienti, e sotto il dettaglio degli indirizzi, quindi la tecnica in sé di gestione è identica, c'è cioè il dettaglio sotto dell'indirizzo che si scorre. Si fanno scorrere questi indirizzi, uno o più indirizzi per ogni persona, con la solita pulsantiera qua in basso, e qui in alto c'è l'elenco dei proprietari attualmente presenti in banca dati. Ecco, a differenza del formulario precedente, nella parte superiore qui ho permesso di modificare i dati, quindi i proprietari possono essere modificati i dettagli direttamente qua sopra. Posso entrare con il cursore, con il mouse nei singoli campi, potrei cambiare direttamente anche i dettagli dei proprietari o aggiungerli. Vedete che c'è la riga con la stelletta che indica puoi aggiungere nuovi record, quindi nuovi proprietari. Quindi in questo formulario ho deciso di gestire sia i proprietari sia gli indirizzi che sono dipendenti dai singoli proprietari. Vedete, varie modalità di gestione. Vi ho messo varie disposizioni di formulari come esempi, come base di partenza, in modo che voi possiate anche basarvi su questi esempi per creare a vostra volta i formulari come meglio fanno al caso vostro. Ecco. Come ho già avuto modo di dire all'inizio di questo corso, non state troppo a guardare la grafica se sia piacevole o meno, perché ho già avuto modo di dire che in realtà non mi sono impegnato più di tanto sulla grafica e la disposizione grafica dei formulari. Non sono un grafico e poi non potevo permettermi di perdere troppo tempo a curare la grafica. Ho messo un minimo di colorazioni, di etichette, tanto per mostrarvi che si può gestire anche quello, ma non ho curato troppo appunto l'aspetto estetico dei formulari. Questo lo so già da me e quindi ne sono cosciente. Un altro tipo di formulario, questo è ancora un po' più complesso, eccolo qua, questo qui è proprio quello più complesso, ho voluto metterlo proprio per questioni didattiche, di darvi un esempio più completo di formulario dove ci sono addirittura tre, se vogliamo, tre tabelle. Vogliamo metterlo così, ho più tabelle collegate, formulari e sottoformulari. C'è un formulario principale che è quello del tipo di PC che si scorre qua sotto, in basso. Vedete che se io muovo le frecce qua si muovono i dati del tipo di PC in alto a sinistra. Dipendente dal tipo di PC c'è il fabbricante. Vedete che si modifica anche lui e contemporaneamente anche il dettaglio del singolo PC, quindi un tipo di PC desktop che è questo, che a sua volta è un fabbricante, quindi cambia, che a sua volta viene replicato qui, fabbricante, fabbricante, e il proprietario del PC come informazione aggiuntiva in un'altra forma. Ecco, questo qui è veramente un formulario già un po' più complesso degli altri, forse anche da capire come funziona, perché include molte informazioni della nostra banca dati assieme in una pagina sola, in una schermata sola. Vedete anche oggetti diversi da quelli che abbiamo visto in precedenza, quindi i singoli campi li abbiamo visti, le cornici per delimitare i singoli gruppi di dati. Questo l'abbiamo già visto come per gli interventi e gli indirizzi, si può navigare sui PC per tipo di PC, quindi i desktop sono due in questo caso. Magari vediamo se ci sono. Ecco, i laptop sono pure due, i Mac 2, i notebook 2, tablet 1. Ecco, non ci sono mai più di due per categoria, non fa niente. Notebook sono due, si può navigare sul dettaglio del singolo PC. Qui ho messo due tipi di oggetti diversi, tipo menu a tendina, se vogliamo. Questo qui è una casella riassuntiva che presenta i fabbricanti dei PC e evidenziato quello riferito a questo PC che poi è riportato anche qua sopra. Rispettivamente il proprietario del PC è una casella di riepilogo di tutto
tutti i proprietari dei PC contenuti in banca dati con evidenziato sempre per ogni PC il rispettivo proprietario. Vedete che se passo da un PC all'altro cambia sia il fabbricante sia il proprietario del PC. Viene sempre evidenziato a quale è assegnato in questo momento. Ecco, come gestione naturalmente vale come per gli altri formulari che io posso cliccare su un altro proprietario e cambiare il proprietario di questo PC. Invece del Guglielmo Tell posso mettere Giovanna d'Arco per dire cambio, si salva il record o si torna avanti e indietro nella navigazione fra i record dei PC e si vede che il PC, il primo dei due notebook, appartiene a Giulio Cesare e si conferma, il secondo appartiene ora a Giovanna d'Arco e non più a Guglielmo Tell perché l'ho appena cambiato. Vedete, ho già cambiato, modificato la situazione in banca dati semplicemente con un clic. Ecco, quello che dicevo all'inizio di questo video, dove dicevo che rispetto alla gestione dei dati direttamente in banca dati con le tabelle singolarmente può diventare scomodo, vedete qui quanto è potente un formulario. In realtà qua dietro ci stanno una tabella, due tabelle, tre tabelle, quattro tabelle e sono gestite tutte legate una all'altra in un singolo formulario. Qui ci si gioca i dati di quattro tabelle contemporaneamente, tutte coordinate una con l'altra, a dipendenza di dove si sta navigando, vedete? E questo è importante per evidenziare quanto può essere comodo crearsi un formulario. Magari ci vuole un attimo di tempo per crearne uno che abbia senso. Ecco, questo formulario è un po' al limite, cioè è proprio più didattica che altro, perché non è molto pratico in realtà da usare. Ci sono forse troppe informazioni messe male, però è per mostrarvi come si possono legare i dati di più tabelle in un singolo formulario, sono tutte coordinate una con l'altra e coerenti una con l'altra. Come ho già avuto modo di dire, qui io, per motivi didattici evidenzio anche la chiave automatica dei singoli tipi di dati, però in un caso pratico vero, se voi vi create effettivamente la vostra banca dati da usare, potete anche tralasciare di mostrare queste chiavi perché appunto sono automatiche. Ecco, questi erano i formulari tipo che vi ho presentato, così come c'è un formulario che non c'entra nulla con la nostra banca dati del corso, ma ve lo volevo mostrare più come curiosità o come possibilità ulteriore di memorizzazione dei dati, di archiviazione di tipi di dati in banca dati e di presentazione di questi dati. Questo Z mostra immagini è un formulario particolare che permette di archiviare in una tabella in banca dati il percorso a una determinata immagine e con un oggetto qua particolare di mostrare l'immagine stessa. Ecco, magari nascondo un attimo la scaletta che almeno si vede tutto il formulario. Ecco, vedete qui, per esempio, nel primo record, vabbè, a parte che presento me stesso in modo un po' così strambo, questa è un'immagine locale. Cosa vuol dire immagine locale? Vuol dire che questa immagine ve la troverete nel vostro archivio compresso del corso sulle banche dati. Quando estraete il contenuto di questo archivio compresso, questa immagine ve la trovate nella stessa cartella della banca dati e quindi ve la trova immediatamente. Vedete che però di record ce ne sono due in questa tabella che sta dietro questo formulario, ce ne sono due. Se navighiamo, se sfogliamo verso il secondo record, vediamo che in questo caso c'è un indirizzo internet. Non è più quindi un'immagine locale, ma un'immagine che Base, attraverso questo formulario, va a leggere in internet, in rete, vedete HTTP bla 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 bla, e vi mostra con lo stesso formulario anche l'immagine in rete. Ecco. Non vi ho messo casualmente questo formulario nell'esempio di banca dati perché può essere molto utile e vi spiego perché. Una banca dati creata per conto vostro potrebbe avere a che fare, che so,
proprio con magari le vostre immagini, che le vostre fotografie che riprendete quotidianamente, volete un archivio di fotografie con un riferimento alle fotografie, volete crearvi una banca dati dei vostri DVD e quindi includere anche nella banca dati le foto delle copertine dei DVD, dei CD, delle diapositive, qualsiasi cosa che abbia a che fare con immagini. Ecco che la banca dati, che sta dietro, LibreOffice Base, permette, o meglio, tecnicamente permetterebbe di salvare proprio dentro la banca dati le immagini stesse. Proprio dentro la banca dati. È come colonna di tabella, è possibile specificare un tipo di dato particolare che permetterebbe di salvare proprio l'immagine stessa dentro nel file di banca dati. Ecco, capirete che se le immagini sono particolarmente grandi e ben definite, quindi magari di qualche megabyte per immagine, e se ne avete tantissime di immagini, capirete che salvando tutto in un file solo di banca dati, questo diventerebbe enorme in poco tempo. Quindi è tecnicamente possibile salvare le immagini direttamente nel file base di banca dati, ma per me è poco consigliabile. È meglio lasciare snello e con i dati effettivi di banca dati, proprio i dati testuali o numerici nella banca dati, e tralasciare di includere anche le immagini direttamente in banca dati perché appesantiscono notevolmente e rapidamente la banca dati. Se poi vi si rovina quel file, lo perdete, vi si rompe, avete perso sia le informazioni sia le vostre preziosissime immagini. Ecco perché. Quindi, al di là, al di fuori del tema della nostra banca dati, che sono gli interventi sui PC, che riguarda gli interventi sui PC, ho deciso di includere anche come esempio questo piccolo formulario con una piccola tabella che ci sta dietro, ovviamente, una tabella a parte, che è poi la tabella TZ percorso immagini che non abbiamo mai guardato finora. Vedete che ci sono i due record, di cui uno è il nome locale dell'immagine locale, quindi sul vostro presente sul vostro PC, e uno è il percorso internet dell'altra immagine. Ecco, questo formulario che vado a recuperare, scusate, eccolo qua. Questo formulario quindi non fa nient'altro che permettervi di scrivere, di includere qua il percorso alle vostre immagini e di richiamare queste immagini in questo oggetto sottostante. La comodità di questa impostazione è che le immagini restano al di fuori, vedete che addirittura possono essere su un sito web, queste immagini, restano al di fuori della banca dati e nella banca dati vi limitate a memorizzare soltanto il percorso alle immagini. Quindi se integrate nella vostra struttura di banca dati un formulario di questo tipo per la vostra, appunto, che ne so, collezione di DVD, se voi integrate un formulario di questo tipo e lo agganciate alle vostre tabelle di collezione DVD con il percorso alla copertina, l'immagine di copertina, voi le immagini di copertina le potete salvare dove volete sul vostro PC, nella cartella immagini, e le richiamate semplicemente. In questo modo la vostra banca dati resta limitata come dimensione e snella, solo con salvate le informazioni testuali, però potete vedere comunque le vostre immagini integrate nei vostri formulari. Quindi questo può essere un esempio semplice, banale, piccolo formulario, però molto utile a chi ha intenzione di crearsi una banca dati che ha a che fare con archivi fotografici o altre cose del genere. Quindi la lasciamo lì da parte, non c'entra niente con il tema della nostra banca dati, però può diventare molto utile. Ecco, vista un po' la panoramica dei formulari che vi troverete nella vostra banca dati. Dicevo, il menu principale lo lasciamo per una lezione successiva, visti questi che sono i principali formulari già presenti che vi trovate già a disposizione, vediamo appunto così per sommi capi come si crea un formulario da zero, quindi si apre il formulario come abbiamo visto in Crea formulario in vista struttura e ci si ritrova con un formulario vuoto, completamente vuoto. Allora, una volta avviato il modulo Write, appunto, quello che ho detto prima con Crea formulario, la prima cosa da fare, che io consiglio caldamente, è aprire il navigatore formulario, perché da lì è
è quello che ci permette, uno, di non perderci in quello che stiamo facendo, due, di guidare perfettamente quello che stiamo facendo e di non sbagliare quello che stiamo facendo. Ecco, il navigatore formulario lo si apre con questo pulsante, con una stella gialla qui in basso, navigatore formulario, clic e si apre navigatore formulario. Magari lo rimpiccioliamo un attimino. Ecco qua, quello lo lasciate sempre lì, nell'angolino destra, sinistra, dove volete voi, come vi organizzate la schermata, lo lasciate lì perché è la nostra guida per capire cosa poi includiamo qui nell'area di lavoro del nostro formulario. Quindi si crea appunto un nuovo formulario e la prima cosa da fare è adeguare la grandezza, cioè la prima cosa. Cominciare ad adeguare la grandezza del formulario come prevediamo che dovrà essere visualizzato, perché se noi salviamo il nostro formulario grande così, quando lo riapriamo si aprirà con questa dimensione, quindi non necessariamente grande come tutto lo schermo, a meno che non abbiate un formulario enorme. Per il momento io lo faccio un po' piccolino, giusto per essere più pratico mentre registro il video. Ecco, un piccolo formulario così, lo si salva. Quando si salva ci chiede il nome del formulario, io lascio questo standard, tanto non ha grande importanza. Ecco, e qui sotto naturalmente appare formulario 1 perché abbiamo salvato il formulario. Ricordatevi sempre di salvare doppiamente se lo volete tenere effettivamente in banca dati. Torniamo al nostro formulario. Ecco, iniziare a disporre formulari e sottoformulari. Ecco, il concetto di sottoformulario è molto importante perché è quello che permette di legare i dati di una tabella con i dati di un'altra. Quindi, se noi vogliamo crearci un formulario, facciamo nel nostro navigatore, facciamo tasto destro, nuovo formulario. Ecco, diciamo che questo sia ma sì, perché no? Tipo PC, tipo di PC. Eccolo qua. Possiamo vederne anche le proprietà di questo formulario. Vedete che nelle proprietà si apre una finestra importante che ci permette di gestire varie caratteristiche di questo formulario che abbiamo appena creato. Gli eventi li lasciamo perdere per il momento, non ci interessano. Ciò che ci interessa è senz'altro la scheda dati, perché a questo formulario, oggetto formulario, noi vogliamo assegnare i dati, dire quali dati di quelli presenti in banca dati vuoi visualizzare con questo formulario. Ed ecco che noi gli diciamo che la nostra sorgente dati, in questo caso tipo PC, una tabella, non è una query ma una tabella, e ci leghiamo alla nostra banca dati e una volta legati alla nostra banca dati, quindi la sorgente dati qual è? La nostra banca dati stessa, gli diciamo, ci presenta l'elenco delle tabelle, delle viste o delle tabelle, perché abbiamo detto che le viste sono presentate come fossero tabelle, oppure se fosse una query potremmo scegliere fra le query, ma noi stiamo sulle semplici, sulle tabelle, e diciamo tipo PC, tabella tipo PC, il resto lasciamolo com'è. Qui vedete che potete gestire se permettere l'aggiunta di dati direttamente in questo formulario, sì o no, se potete permettere la modifica dei dati, sì o no, per difetto è tutto sì, se potete anche eliminare dati, sì o no, o aggiungere solo dati, no, barra di navigazione, quella pulsantiera che ci permette di sfogliare i record, quindi lasciamo sì, vedete che per difetto ci sono già delle impostazioni ottimali per poter lavorare con i nostri dati. Ok, gli abbiamo detto che questo è il nostro aggancio fra formulario e tabella. Possiamo chiudere le proprietà e
siamo a posto. Possiamo rivedere i nostri dati se sono corretti. Perfetto. Qui possiamo anche già filtrare dei dati in caso non volessimo mostrarli tutti nel formulario, ordinarli come vogliamo, eccetera, eccetera. Se non facciamo nulla né di qua né qua, i dati vengono come sono presenti nella tabella in banca dati. Adesso possiamo aggiungere un campo, perché abbiamo detto questo formulario è legato a quella tabella, ma non abbiamo ancora nulla per mostrarci i dati. Quindi come mostriamo i dati presenti in questa tabella, in questo formulario? Dobbiamo aggiungere un tipo di campo che ci permetta di mostrare questi dati. Quindi aggiungiamo un campo, facciamo aggiungi campo, e siccome il formulario è già legato a quella tabella, automaticamente la funzione aggiungi campo, che è qui vicino al pulsante navigatore, ci presenta l'elenco delle colonne di quella specifica tabella. E noi diciamo che vogliamo vedere il tipo PC. O si fa doppio clic o si trascina. Vedete, l'ho creata due volte. O doppio clic o si trascina e viene presentato il campo tipo PC. Base permette di, in questo modo di lavorare, fa lui l'associazione fra l'etichetta del campo e il campo stesso, cioè l'etichetta riprende il nome della colonna nella tabella e poi presenta il campo. Ecco, chiudiamo un attimo qui. Vedete che nel nostro navigatore nel frattempo sono comparsi l'etichetta tipo PC e il campo di dati tipo PC. Ecco, questo è un modo più rapido di creare formulari e compilare i campi dei formulari. In realtà avremmo anche potuto farlo manualmente scegliendo i singoli tipi di campi: campo di testo, campo formattato, i pulsanti, casella di controllo e altre cose. Vedete, qui ci sono i vari tipi di campi che possono essere utilizzati. L'etichetta, testo fisso, eccetera, eccetera. Ci sono tanti tipi di campi, però sfruttando il fatto che il formulario è già legato a una tabella e che qui ci presenta l'elenco dei campi, è facile trascinare i campi. Viene già creato automaticamente l'etichetta e il campo stesso. Ecco. E quindi qui il nostro formulario minimo minimo è stato fatto, un formulario con un campo. Come facciamo a vedere se funziona? Ecco, perché quando noi apriamo un nuovo formulario viene aperto in modalità, diciamo, di disegno, di strutturazione del formulario. Per poter verificare se funziona, dobbiamo uscire da questo modo che viene chiamato bozza. Vedete, qui c'è un pulsante chiamato bozza on/off, cioè bozza attiva o disattiva, lo stesso pulsante replicato anche qui in basso per praticità. In questo momento il pulsante è schiacciato, quindi siamo in modalità bozza, ovvero in modalità di disegno del formulario, ma non di utilizzo. Quindi se premiamo questo pulsante, spegniamo il modo bozza e attiviamo il modo di utilizzo del formulario, come quando col doppio clic aprite il formulario per utilizzarlo. Ecco, vedete che appare la pulsantiera di navigazione fra i record. Ci dice già che sono 7, quindi abbiamo 7 tipi di PC e qui ci mostra già il primo tipo di PC, il primo nell'ordine presente in banca dati, presente nella tabella in questo momento. Primo è notebook, secondo tablet, terzo laptop. Qui navighiamo, torniamo al primo record, andiamo all'ultimo, torniamo in su, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Possiamo anche indicare, credo qua, il numero del record al quale andare direttamente. Se io metto 5 e faccio un tasto tabulatore, vediamo un po', no, non è il tasto tabulatore, Enter forse. Ecco, 5, io posso inserire quindi qui direttamente il numero 3, fare Enter e mi si posiziona direttamente a quel tal record. Invece qui si va in fondo, si va in cima e si va avanti e indietro di 1 a 1. Vedete che con pochi clic abbiamo già creato un mini formulario legato alla tabella tipo PC. Spegniamo, o meglio, riattiviamo il modo bozza per andare avanti a
disegnare il nostro formulario. Quindi riattiviamo il modo Boz, riappare il nostro navigatore che è essenziale e entriamo nelle proprietà e invece di avere un ordine un po' così sparso del tipo PC, io voglio ordinare per vediamo un po', voglio ordinare per tipo PC, proprio per la descrizione in ordine crescente, in modo che non escano più così in ordine sparso. Quindi imposto che nel formulario quei dati di quella tabella vengano sempre esposti in modo ordine alfabetico ascendente. Quindi chiudo, rispengo la modalità Bozza per riprovarlo e vedete che questa volta il primo record è altro, che prima era l'ultimo, altro di L, M, N, vedete che adesso escono in ordine alfabetico automaticamente nel formulario. Questa era una caratteristica che volevo mostrarvi. Ok, riattiviamo la modalità di costruzione del formulario, ma salviamolo il nostro formulario, sarebbe peccato perderlo a questo punto. Salviamo anche qua. Torniamo al nostro formulario. Dunque, qui nella scaletta spiego anche come si fa, per esempio, per spostare solo il campo e non tutto il gruppo campo etichetta, come spostare solo l'etichetta, come selezionare più campi quando ce ne sono di più, per spostare i campi in modo preciso. Ecco qui, se no si allunga troppo il video, potete leggere tranquillamente questa scaletta che avete a disposizione e vedere queste caratteristiche, come utilizzarle. Per selezionare più campi assieme, per verificare il funzionamento del formulario, ve l'ho appena mostrato, il modo Boza on/off, eccetera, eccetera, come si aggiornano eventuali campi di controllo, eccetera, eccetera. Ecco, tutte queste cose sono veramente dettagli di utilizzo che si imparano anche con la pratica nei formulari. Non si può pretendere che in questo unico singolo video io possa mostrarvi tutto quanto riguarda tutti questi tipi di campi, che vedete che sono tantissimi, tutte le caratteristiche dei formulari, del navigatore, di aggiungere campi, i vari oggetti anche grafici, potete inserire anche queste cose carine, gli smile e tutto nei formulari. Sono proprio formulari a tutti gli effetti. E ci sono molte, molte caratteristiche che naturalmente noi non vedremo qui in questo video perché sennò appunto non finiamo più. Ecco. Una cosa magari ecco che forse può essere interessante sapere, magari citarla almeno un attimo, è l'ordine dei campi di formulario. Ecco, se qui non ci fosse un campo solo ma ne avessi 5 e volessi che muovendomi con il tabulatore, perché con la tastiera è comodo spostarsi in un formulario in modo rapido, volessi che dal primo fino al quinto proprio l'ordine fosse questo col tabulatore, quindi 1, 2, 3, 4, 5, poi ricomincio 1, 3, 4, 5, c'è il modo di impostare la sequenza in cui il tabulatore si muove da un campo all'altro. Ecco, la sequenza è questa. Andate qui a questo pulsante qua, sequenza di attivazione, rispettivamente, tasto destro sul nome del formulario, sequenza di attivazione, la stessa cosa, eh? Sequenza di attivazione qua o qua. E qui ci fossero, ripeto, più campi di dati, li elencherebbe e voi potete selezionarli uno a uno, spostarli in alto, spostarli in basso, riordinarli come volete. Potete anche dire prima il primo, poi il quinto, poi il secondo, poi il terzo, eccetera, eccetera. Questa è la sequenza di come, una volta posizionato il, facciamo così, ecco, il mouse, il cursore in un campo, voi fate tabulatore e di come si sposterebbe da un campo all'altro, ci fossero più campi. Ecco, questo valeva la pena dirlo. Ecco, qui la scaletta in realtà è già conclusa perché questo è un video molto pratico, cioè si può spiegare quanto si vuole, però bisogna far vedere com'è. Quindi scaletta praticamente è conclusa, ma vi devo mostrare ancora come si lega una tabella con un'altra, il principio di legare più tabelle nello stesso formulario, perché questo è quello essenziale, è il valore aggiunto dei formulari. Quindi qui abbiamo una parte alta del formulario con questo campo che è legato alla tabella tipo PC. Adesso a questa tabella noi vogliamo legare la tabella dei PC in modo da poter scorrere i dati dei tipi PC e nella parte sottostante del formulario, scorrere in modo sincronizzato i PC legati a un determinato tipo PC. Come si fa? Tasto destro sul formulario già creato e nuovo,
crea formulario. Ecco, vedete che gerarchicamente, ecco perché il navigatore è molto importante da avere sempre aperto e sott'occhio, gerarchicamente c'è tipo PC e poi sotto il tipo PC che si può anche chiudere, quindi un formulario può essere anche molto complesso come struttura, è molto lungo nel navigatore, questo è molto piccolo, ma immaginatevi che qui posso avere 10 oggetti formulari con 5 ognuno sotto formulari, eccetera, eccetera, è molto complesso. Vedete, posso aprire e anche chiudere la struttura e gerarchicamente. Questo formulario che assume il ruolo di sottoformulario è sottostante a questo formulario. Allora, vediamo un po', lo rinominiamo, prima di tutto chiamiamolo semplicemente PC, tasto destro, proprietà di questo nuovo formulario. Allora, sorgente dati. Naturalmente la nostra sorgente dati è sempre una tabella. Noi diciamo che lavoriamo sulla tabella PC perché vogliamo legare il PC al tipo di PC e ricordate che qui è importante, appunto, si ricollega sempre tutto ai vincoli fra le tabelle, al disegno della banca dati che sta dietro, perché non possiamo inventarci dei legami fra formulari se già non ci sono questi legami con le tabelle che usiamo dietro i formulari. Quindi diciamo che questo sottoformulario chiamato PC dovrà legarsi alla tabella PC e poi come facciamo a dire di legare un formulario all'altro? Quindi in realtà una tabella all'altra tramite la chiave primaria e la chiave secondaria che ci stanno dietro e qui c'è un collega da e un collega per. Ecco, vedete che collega da si apre una finestrella che ci presenta le due tabelle. Lui sa che dietro il formulario tipo PC c'è la tabella T tipo PC e nel formulario PC c'è la tabella TPC e dice come faccio a legare queste due tabelle? Ecco che io gli dico che il tipo PC c'ha la sua chiave primaria che si ripresenta nella tabella PC. Questo ormai lo conosciamo. Se ci sono più chiavi o più tipi di legame, li si possono aggiungere qua, eh? Addirittura c'è il pulsante suggerisci che permette appunto di fare lo stesso lavoro che ho fatto io manualmente. Si accorge lui a seconda dei vincoli referenziali in banca dati, lui ci suggerisce già il legame. Quindi lego la chiave primaria e la chiave secondaria di una tabella e dell'altra. E voilà, collega da, collega per è uguale, eh? Se schiaccio qui o schiaccio qua si presenta la stessa finestra e poi vengono riempiti i due campi, quindi dal formulario superiore si collega per il formulario secondario. Qui, come sempre, possiamo dire nel formulario sottostante possiamo aggiungere dati, modificarli, sì o no, qui basta scegliere sì o no e automaticamente vengono abilitate o inibite queste funzionalità. Siamo a posto, abbiamo creato il nostro formulario, l'abbiamo legato come da gerarchia. E a questo punto possiamo ricominciare il lavoro che abbiamo fatto prima. Aggiungiamo i campi, quindi aggiungi campo, che qui non credo ci sia, no, nel tasto destro non c'è, quindi selezioniamo il formulario sul quale vogliamo lavorare, questo è importante, per primo e poi aggiungi campo. E vedete che qui questa volta si presenta l'elenco dei campi della tabella PC. Diciamo che metto che ne so, il nome del modello, metto un po' qua in basso il nome del modello e il sistema operativo e vabbè, quanta RAM ha questo PC e chiudiamo. Ecco, naturalmente qui fa schifo l'allineamento dei campi, c'è anche il modo per allineare i campi, ovviamente i vari campi presentati. C'è un modo per allineare, naturalmente, accidenti, adesso non mi ricordo più dov'è. Allineiamo, 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 allineiamo i campi. Eccolo qua, scusate, qua, allineamento. Ecco, allineiamo tutto verso la sinistra. Oh, disastro, non era quello che volevo fare. Ecco, vabbè. Perché ho selezionato sia l'etichetta sia il campo assieme. Dovrei selezionarli singoli e riallinearli con questa
con questa funzionalità. Vedete allineamento, potete allineare tutto a sinistra, in centro, tutto verso destra, in alto, in basso. Per adesso lasciamo perdere, allineo un attimino meglio singolarmente, però sappiate che leggendo la scaletta qua saprete come selezionare solo il campo rispettivamente solo le etichette, poi potete allinearli come si deve. Niente di grave. Ci sono anche le guide, vedete queste linee tratteggiate ci guidano per allineare i campi già così manualmente. Se poi sono tanti campi fa comodo la funzionalità qua sotto, ma se no, ecco, più o meno sono allineati. Ecco, stiamo qui al millimetro ad allineare questi campi, ma abbiamo capito il senso. Ecco, quindi abbiamo una parte superiore del formulario per riassumere legata a tipo PC e la parte inferiore, questo, che è legato al formulario PC, il quale a sua volta dietro è legato alla tabella tipo PC. Vedete che qui man mano nel navigatore si popola con i campi che noi portiamo qua. Ecco, quello che non ho potuto fare prima con un campo solo lo posso fare anche adesso. Quello dell'ordine dei campi per il tabulatore che si sposti da un campo all'altro. Io voglio che il tabulatore, una volta che qui il cursore del mouse, il cursore nel campo si sposti da qui a qui a qui in questo ordine. Vediamo un po' se magari non è già in questo ordine. Sequenza di attivazione. Vediamo un po'. Nome modello, sistema operativo RAM. Ecco, va benissimo. Volessi che il tabulatore del cursore si spostasse da nome modello a RAM prima di sistema operativo, potrei far così: sposto RAM in alto e quando attivo il formulario, quindi spengo il modo bozza, vedete, metto il cursore in questo campo, poi uso il tabulatore. Vedete, salta direttamente a RAM prima di andare a sistema operativo perché gli ho detto di far così. Poi, vabbè. Va sulla parte superiore, torna qui, vedete che il giro è quello. Spengo il modulo bozza per fare il punto. Ecco, avete visto che posso immaginare che la prima volta che qualcuno vede questo modo di lavorare può sembrare complicato, ma in realtà quando ci si prende la mano e l'abitudine, in realtà è molto semplice. Tutto sta nell'avere aperto il navigatore perché questo ci guida e ci fa capire gerarchicamente come sono legati i formulari, quali campi ci sono nel singolo formulario. Se si fa clic poi si seleziona già il singolo tipo di campo, vedete l'etichetta rispettivamente il campo, l'etichetta al campo. È molto comodo il navigatore perché serve a molte cose ad orientarsi in un formulario anche se complicato. Lo vedete qua, lo seleziono direttamente da qui, rispettivamente posso selezionarne più assieme, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi tenete presente la prima cosa da fare, aprire il navigatore perché è essenziale, si lavora da lì. Se utilizziamo adesso questo formulario, quindi spengo il modo bozza. Vedete che il navigatore di record qua sotto è posizionato in questo momento nella parte superiore del formulario. Agisce in questa parte superiore. Se faccio clic, vado su desktop. Sotto però vedete che cambiano i dati perché mi si presenta il primo PC per quel tipo di PC sopra, quindi torno indietro, altro, si presenta il Galaxy S2. Desktop, il primo PC è questo, il PC 1, 2, 3, 4, 5. Vado avanti, sotto laptop, il primo è questo. Vedete che sono legate le due tabelle dietro il formulario e il formulario automaticamente, navigando, quindi sfogliando i record, coerentemente ci presenta le informazioni. Ecco, se io ho per un certo tipo di PC, per esempio laptop o più di un PC, come faccio a vederli più di un PC? Così come stanno le cose, basta che faccio clic almeno in un campo, entro in un campo della parte inferiore del formulario, vedete che il navigatore sotto cambia. Se vengo qui sopra mi dice che ci sono 7 record perché sono i tipi PC. Entro qui, entro nel sottoformulario PC e mi dice che di laptop ce ne sono 2. E se navigo fra questi due, vedete che sopra non cambia, è sempre laptop e sotto mi mostra i due PC che sono di tipo laptop. Per tornare a navigare fra i tipi PC devo rifare clic sopra e il navigatore dei record qui sotto, la pulsantiera, ritorna a essere quella per i tipi PC. Ecco,
possiamo fare un attimino di meglio se assegniamo una pulsantiera per ognuno dei due formulari. Vediamo un po' se riusciamo a farlo. Presentiamo per esempio questo, il PC, ci posizioniamo sul formulario PC e andiamo a cercare l'oggetto lì, navigatore, record o pulsantiera, come si chiama, che non so mai dove sia. Vediamo un po' dov'è. Dove sarà mai? Dove sarà mai questo oggetto navigatore? Probabilmente nelle proprietà. Non è qua, ma è nelle proprietà del singolo formulario. Vediamo se è vero. Barra di navigazione, sì. Ok, formulario padre, barra di navigazione. Vediamo un po'. Barra di navigazione, sì, se gli dico di no, formulario padre, vediamo cosa cambia. Niente. Ci deve essere un oggetto. Vedete che anche a me ogni tanto sfuggono le cose perché non è poi che sto usando tutti i giorni queste cose. Non c'è l'oggetto. Vediamo un po'. Proprietà, barra di navigazione, sì, ok, ho capito, c'hanno entrambi la barra di navigazione, infatti me la mostra qua, però siamo sempre a questo punto, no, non va bene quello che ho fatto, avete visto, ho messo navigazione padre e non è quello che volevo. Quindi torniamo a dire che hanno bisogno di una barra di navigazione per conto suo. Ecco. Però l'oggetto navigazione io francamente mi sfugge in questo momento dove accidenti è. Ah, andiamo a cercarlo, eh? Altri campi di controllo. Ah, eccolo qua. Eccolo qua. Vedete che mostrarvi in diretta di litigare un po' vi permette di non scoraggiarvi se anche voi state litigando con queste cose. Vedete, nella pulsantiera qui erano nascosti e non l'ho visto subito, c'è altri campi di controllo, si apre un'altra finestrella, una palettina con ulteriori campi, fra i quali c'è barra di navigazione che io posso, avendo selezionato sottoformulario, posizionare a questo punto. E questa barra di navigazione, essendo inclusa gerarchicamente nel navigatore, nel sottoformulario, fungerà da navigazione per questo sottoformulario, non per quello globale sopra. Già che ci sono, abbiamo detto, lo mettiamo per entrambi. Ups, mettiamo per entrambi la loro barra di navigazione specifica, che può essere più grande o più piccola. E qui veramente sto facendo schifo disegnando, però. Chiudiamo questa palettina, ecco che questa barra di navigazione, vedete che gerarchicamente fa parte del formulario superiore e non di quello inferiore che ha la sua. E finalmente io posso dirgli a questo punto barra di navigazione no, cioè quella in basso che esce per difetto, gli dico non ne ho più bisogno perché ho ogni formulario ha la sua, quindi la elimino da entrambi. Barra di navigazione no. Ok, adesso se riattiviamo il nostro bellissimo formulario, vedete che qui in basso non appare più la barra di navigazione generica, quella per tutti, ma abbiamo due barre per il formulario superiore e per il formulario dipendente o sottoformulario. Vedete che per il tipo di PC altro ci mostra un record di 7 perché abbiamo 7 tipi di PC. Rispettivamente sotto abbiamo la sua barra di navigazione che dice che per il tipo di PC altro c'è un solo PC, tipo di PC. Andiamo sul desktop, vedete che qui appare 2, cambiato il PC, ci sono due, qui possiamo navigare fra
i PC che sono di tipo desktop e sopra non si muove, è sempre desktop. Se voglio andare al laptop, ce ne sono due pure di laptop. Vedete, è tutto coerente perché è tutto legato attraverso i vincoli creati tra un formulario e il suo sottoformulario. Ecco, naturalmente poi per abbellire il tutto si potrebbe anche creare una cornice che colora, che differenzia le aree dei formulari perché così sembra un tutt'uno e può essere appunto una buona idea per un utilizzo comodo e pratico dei formulari creare una barra di navigazione qua per sfogliare i record, ognuna per il suo formulario. Ecco, interessante di questa cosa molto potente è che fosse il caso, potremmo andare avanti a creare ulteriori sottoformulari legando ulteriormente, quindi i dati per esempio dei PC con, che so, con gli interventi, potremmo andare anche in cascata sotto 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 e creare sempre più zone del formulario legate una all'altra sempre coerentemente, potendo anche ritoccare direttamente i dati senza più preoccuparci di chiavi né niente, ma potremmo toccare i dati direttamente qua in questo formulario. Qui invece di Galaxy S2 messo S3 ho già modificato il dato. Adesso in banca dati abbiamo Galaxy S3 per esempio, senza fare niente di particolare. Base ci pensa lui dietro le quinte a legare il fatto che ho cambiato un PC di tipo PC altro, come nome modello l'ho modificato, ci pensa lui a fare la modifica nella tabella in banca dati. Vedete che qui un po' pasticciando, un po' litigando, così vedete un po' com'è, abbiamo creato un formulario composto da un formulario padre, diciamo, e un formulario figlio, un sottoformulario. Ecco, possiamo anche salvarlo, quindi lo chiudo, lo salvo e per utilizzarlo, una volta creato, basta aprirlo. Ecco, non sempre, probabilmente questo è un difetto di base, non sempre la dimensione viene rispettata alla prima apertura del formulario, vediamo un po' se al secondo tentativo. Eh no, dobbiamo ridimensionarlo così, probabilmente così terrà a mente come grande il formulario, non lo so, vediamo un po' se è vero. No, insiste a tenerlo grande, vabbè. In un certo modo io sono anche riuscito a far tenere le dimensioni dei formulari, probabilmente bisogna entrare in modifica del formulario e riconfermare che la grandezza è questa, credo, Così salvarlo così e probabilmente dovrebbe tenere la grandezza del formulario, però vedete che non sempre lo fa. Questo è quello che vado dicendo, diciamo, dalla prima lezione su Base, che funziona tutto sommato egregiamente questo prodotto, però qua e là ha ancora qualche difetto, diciamo che è un po' meno curato degli altri moduli di LibreOffice e vedete che qui anche piccoli difetti sciocchi come questo si presentano. Vabbè, basta ridimensionare la finestra, non è grave, però vedete che ci sono questi difettucci di funzionamento. Ecco, direi che per quanto riguarda i formulari per gestire i dati in modo più semplice, più confortevole, vi ho mostrato tutto l'essenziale, diciamo. Il video è già diventato piuttosto lungo, però era inevitabile. Avete visto che in sé non è difficile, è questione di fare esercizio, di provarci con un primo formulario, però ci sono tanti tipi di campi, tanti tipi di possibilità e soprattutto quando entra in gioco la formattazione anche grafica si perde molto tempo. Di solito ci vuole molto di più a formalizzare graficamente per bene il formulario che non a creare il formulario in quanto tale. Infatti avete visto che questo formulario, a parte le spiegazioni, non ci abbia messo tantissimo tempo poi a crearlo, ma vedete che ci sono campi non allineati, non ci sono cornici grafiche, non c'è uno sfondo colorato, non c'è magari un grassetto qua, non c'è l'etichetta, è proprio il nome tecnico della colonna della tabella e non un nome un po' più descrittivo, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono tante cose da fare su un formulario più di formalità che non di utilizzo in quanto tale, quindi perché vedete si perde molto tempo più a creare
nella forma che nella sostanza di un formulario, ecco. Spero, anche se temo di non essere stato così chiaro come avrei voluto, spero comunque di essere stato sufficientemente chiaro. Vi saluto e vi attendo alla prossima puntata. Ciao ciao!